abbiamo il piacere di avere in collegamento Andrea Carnevale, attuale dirigente dell'Udinese e ex stella di Italia e Napoli. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Salve. Allora Andrea, come hai visto questo inizio di mondiali, soprattutto da parte dell'Italia? Un po' deludente, no? Ma onestamente, insomma, non l'abbiamo vissuto bene, nel senso che insomma l'Italia ha incontrato due squadre fino adesso, Paraguay e Nuova Zelanda, insomma, che erano alla nostra portata, e quindi insomma molto male. È chiaro che adesso diventa molto più difficile perché andiamo a incontrare una squadra come la Slovacchia dell'amico Hamsik, e non sarà facile, perché poi è chiaro, abbiamo dei buoni risultati, abbiamo anche il pareggio a nostro favore, e sicuramente la vittoria sarà ancora meglio, perché insomma potremmo arrivare anche secondi, quindi insomma speriamo che dopo domani insomma la nazionale ci faccia sognare. Ecco, ma secondo lei, che ha disputato da titolare Mondiale Italia 90, qual è il difetto principale di questa squadra che proprio in attacco è assolutamente asfittica? Sì, in effetti le difficoltà maggiori sono proprio l'attacco. Gilardino quest'anno ha fatto un buonissimo campionato fino a gennaio, dopodiché insomma è andato un po' in crisi. Però Lippi insomma molto più difficile questo ragazzo qui, Gilardino, però effettivamente noi non abbiamo il tempo da perdere, nel senso che abbiamo bisogno di attaccanti freschi. L'Italia ce l'ha, c'ha Pazzini, c'ha lo stesso Quagliarella che lo danno con grandissima forma, quindi io penso che Lippi dovrà pensare insomma a mettere qualche punta in attacco, come è successo con me insomma a Italia 90. Io ebbi la sfortuna di sbagliare tanti gol, ero molto in forma, però poi Schillaci insomma venne fuori alla grande e fu il suo mondiale. Andrea, la stessa cosa. Sì, Andrea, qualche giocatore che sapeva saltare l'uomo, tipo che ne so, un Micco, un Balotelli, un Calzano, tu l'avresti portato? Guarda, io onestamente l'avrei portato, perché insomma io parlo da tifoso, addetto ai lavori. Certo. Sono due giocatori straordinari, insomma. Balotelli è una grandissima ormai promessa già affermata. Certo. È un ragazzo da una prospettiva straordinaria, quindi sono a mio avviso mondiale. Bisogna anche rispettare Lippi, che ha fatto delle scelte nella sua convinzione, è convinto che questi ragazzi che sono lì sono i più forti, quindi speriamo che ci vada bene, che abbia ragione anche lui. E invece una domanda sul mercato, ecco, l'Udinese sta facendo un mercato abbastanza forte per il momento in uscita. Quali sono le ambizioni della squadra? C'è possibile anche qualche trattativa con il Napoli? Si parla di Inler, di Dennis. Noi come Udinese al momento abbiamo fatto uscire Pepe alla Juventus e D'Agostino alla Fiorentina, e forse c'è anche qualche altro giocatore insomma che ha la possibilità di uscire insomma in questo mercato qui. È chiaro che la società sta aspettando in questo momento qui il mondiale, insomma noi abbiamo 12 ragazzi al mondiale, quindi insomma è chiaro che giocando al mondiale insomma qualcuno vorrà esaminarla ancora di più, e quindi stiamo aspettando. Però ecco, ripeto, noi abbiamo delle trattative in piedi, ci interessa anche qualche giocatore del Napoli, sicuramente anche questo tempo. Andrea, a me risulta che ci sia stato un sondaggio, ma più di un sondaggio, proprio da parte della... Ma non c'è dubbio, no? Per Dennis, no? Avete offerto, mi risulta, 2,5 milioni per la compartecipazione, cioè la confermi sta cosa? Dennis vi piace? Ecco, dici se Dennis... A me personalmente mi piace molto, perché Dennis insomma è un giocatore che a mio avviso potrebbe anche rimanere al Napoli per la forza, la qualità che ha questo, certo, attaccante. Però penso che Napoli crede poco a questo ragazzo qui, quindi a noi piace tantissimo. Interessa, insomma. Tante d'aria, forte fisicamente, che può servire all'Udinese. E a Napoli interessa Iller, però lì il discorso è un po' più difficile, perché Iller giustamente ha un valore di mercato piuttosto alto, no?
Beh, Hiller ha un costo molto elevato, ma mi sembra anche giusto, perché Hiller, diciamo, il giocatore che sta facendo il mondiale, è un 84, ha 24-25 anni, quindi insomma è richiesto non solamente dal Napoli, ma bensì anche dalle squadre inglesi, ma soprattutto quelle tedesche. Andrea, volevo farti un'altra domanda, così, insomma, sempre su un ex tuo giocatore, no? Questo Andrea Rossena, che a Udine ha fatto un grosso, ha fatto grossi campionati, secondo te il Napoli può ancora avere fiducia in Andrea Rossena? Allora, Rossena, secondo me, noi l'abbiamo preso dal Treviso, fece un campionato straordinario e poi l'abbiamo venduto al Liverpool, certo. Onestamente non ho avuto una grande fortuna, insomma, lì in Inghilterra con il Liverpool, però rimane il fatto che Andrea Rossena è un grandissimo giocatore, dove il Napoli deve aspettare, lo deve aspettare, perché secondo me ha buone possibilità per fare grandi cose a Napoli. Ok Andrea, volevo un attimino sì, volevo tornare... fare un'ultima domanda da parte mia, volevo sapere se ci conferma anche un interessamento del Napoli per Zapata, che è un ottimo difensore, e secondo lei poi che mercato globalmente sarà questo per l'Italia, pochi soldi che girano? Ma Zapata onestamente non lo so se sia stato richiesto dal Napoli. Anche Zapata è un ragazzo dell'86, ha già 4 campionati alle spalle, quindi insomma è un ragazzo di grandissima prospettiva, è un ragazzo che prima o poi insomma dovrà arrivare a una grande squadra. Per quanto riguarda l'altra cosa, è chiaro che è un momento un po' difficile, un po' per tutti a livello mondiale, insomma questa crisi. È chiaro che le società in questo momento qui fanno molta difficoltà, guardate l'Inter, insomma, che nonostante abbia vinto tutto, comincia a vendere qualche pezzo buono per mettere, insomma, soldi in cascina o fieme in cascina, come si dice, insomma. Andrea, l'ultima domanda da parte mia relativa, ritorno un attimino sui mondiali, ma come mai tutte queste difficoltà di queste grandi squadre, l'Inghilterra, la stessa Italia, la Germania, che succede a queste grandi squadre? Onestamente l'Inghilterra io la davo per favorita, ma sono ancora convinto, Sì. Ne sono convinto, perché insomma l'Inghilterra con Capello ha un'ottima squadra, non ha fenomeni, però ha un'ottima squadra, ben messa in campo, forte fisicamente, certo. Insomma, poi c'è Gerrard, Lampard, John Cole, insomma ha degli ottimi giocatori. Secondo me bisogna aspettare insomma quest'ultima partita, perché e poi agli ottavi sarà molto diversa, compreso l'Italia, perché l'Italia secondo me dopo domani sera secondo me vincerà la partita e poi secondo me farà anche bene. Speriamo. Andrea, scusami, in chiusura un'ultima domanda, volevo sapere dall'alto della tua esperienza qual è la squadra favorita per questi mondiali? Allora io dico il mio amico Diego, non vedo, io spero insomma, prima l'Italia ovviamente, che sono italiano, ci mancherebbe. Certo. Ma se l'Italia dovesse uscire fuori, io farò il tifo per l'Argentina. Bene. Siamo allora... una delle candidate, secondo me, insieme al Brasile. Certo. Allora, ringraziamo, ricordo, Andrea Carnevale per questo intervento. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a me. Grazie. Arrivederci.